Si potrebbe trattare di un gravissimo episodio di bullismo e potrebbe essere stata spinta a togliersi la vita la ragazzina di 14 anni che lo scorso gennaio si uccise lasciandosi cadere dal balcone al terzo piano della sua casa nel Novarese. Era tornata alcune ore prima da una festa e nessuno dei suoi amici aveva notato quella sera qualcosa di strano. Oggi, a 5 mesi dal tragico episodio, la svolta nelle indagini. 8 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni sono stati indagati a vario titolo dalla Procura della Repubblica di Torino per istigazione al suicidio e detenzione di materiale pedopornografico. A conferma dei primi sospetti di parenti e amici, infatti, l'ipotesi ora al vaglio degli investigatori è che la ragazzina sia stata perseguitata da un gruppo di bulli, anche attraverso la pubblicazione su internet di video e forse di fotografie, fino ad indurla a togliersi la vita. È stato affidato all'esame degli esperti del Politecnico di Torino il telefono cellulare della 14enne per verificare se esistano altri filmati, oltre a quelli già scoperti dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Ed è proprio per permettere i necessari accertamenti tecnici e le attività investigative non ripetibili che gli 8 minorenni sono stati formalmente indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura dei minori del capoluogo piemontese, condotta dal pubblico ministero Valentina Sellaroli. Intanto si riapre il dibattito sul bullismo nell'era dei social network e sulla vulnerabilità degli adolescenti, spesso impreparati a fronteggiare le insidie della rete.